La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un'epoca anche per Porto Rotondo, splendida località costiera, sede di Villa Certosa, sua residenza estiva, ma non solo, come svela Marella Giovannelli, sua vicina di casa, giornalista e poetessa, che ha raccontato attraverso parole e scatti la vita straordinaria dell'ex premier e la mondanità della Costa Smeralda. Non credo che ci sarà più un'altra persona che porterà qui una tale attenzione internazionale, assolutamente no. Si è chiusa un'epoca, ma come si è chiusa anche un'epoca di tanti altri personaggi di Marta, tipo Marta Mazzotto, tipo Crizia, con Berlusconi tutto all'ennesima potenza, perché lui quella casa l'ha vissuta nell'arco di tutto l'anno. Lui veniva fuori stagione, era facilissimo vederlo passeggiare alle 2 di notte nel porto da solo. Lo trovavano anche su per via di Puntalada quando faceva la corsa, essendo davanti a casa mia praticamente lui doveva passare tutti i giorni, quindi noi assistevamo a questo continuo via vai, ma spesso lui lo faceva anche da solo queste sue passeggiate. Tanti gli aneddoti raccontati da Marella, frammenti di vita che hanno fatto il giro del mondo, come la visita di Vladimir Putin e lo scherzo del finto vulcano, una colata lavica la notte di Ferragosto del 2006 a Villa Certosa. Il vulcano fece molto ridere perché lui ordinò questa complicatissima tecnologia a LED, era entusiasta di questa cosa, e organizzò questo scherzo perché lui era un amante di questi giochi. Quindi c'aveva l'autoscontro, il finto vulcano e poi però la cosa che gli piaceva di più era il labirinto, perché gli ospiti li buttava lì e questi non riuscivano più a uscire e lui, ridendo come un matto, andava a recuperarlo con le sue macchinine elettriche. Anni intensi, divertenti, portati alla ribalta dalla penna di Giovannelli, scritti che lo stesso Berlusconi leggeva. Era divertente perché lui la prima volta mi chiamò al telefono, lo fece più volte perché lo divertiva molto leggere i miei pezzi di costume che firmavo prima come Beatrice Mosso e poi come Maramalda, e anche sua moglie e sua mamma dice che li leggevano e si divertivano tanto, anche perché io la buttavo sempre sul buffo e lui era un uomo comunque molto buffo. A parte la sua simpatia personale, era eccentrico. Una volta a una cena disse questa frase, mi colpì molto, che lui aveva un grave problema, che tutto quello che pensava, invece di farlo depositare e pensare un attimo a quello che diceva, subito lo tirava fuori, per cui faceva delle gaffe incredibili.